il suo staff, lei aveva detto un allenatore che lavora sempre solo con i suoi uomini è un allenatore debole, io non lo sono, insomma è stato di parola. Ma io nella vita sono di parola, poi non dire fare l'intrologia, che poi non bisogna conoscerlo, quindi ho detto sempre nella mia vita quello che penso, questa mia libertà di pensiero, che ritengo che la libertà di pensiero sia il sentimento più notevole che dovrebbe albergare nell'essere umano, perché molte volte ciò non avviene. Io ho semplicemente detto che sarebbe stato uno staff di qualità nuovo e che secondo me un allenatore che porta sempre gli stessi probabilmente è debole, ma è un mio concetto, non che poi sia vero. Abbiamo fatto uno staff di grandissima qualità, degno di una piazza importante e di una tifoseria che è quella dell'Arezzo. Il giorno della sua presentazione disse: partiremo da una base, la difesa a tre, anche guardando quello che sta succedendo ai mondiali, è un altro calcio, ma insomma qualche indicazione può darla. È un modulo questo che sta riscuotendo più consensi rispetto al passato, no? Ecco, in chiave Arezzo come possiamo interpretare questa cosa? Guardi, lei è un ottimo giornalista, quindi conosce il calcio perché poi io la leggo. Io sono stato forse uno dei primi in Italia, 12 anni fa, solo in C1, a giocare con la difesa a 3, quando magari tanti bravissimi allenatori giocavano ancora. Quindi io lo ritengo il modulo più adatto, fatto bene, per creare una fase difendente con più uomini e per creare una fase di proposizione con più uomini, vale a dire i due esterni. Poi se li tieni bloccati giochi a 5, oppure se li tieni sempre nella zona centrale del campo giochi sempre con 3 difensori e con 5 centrocampisti. Nel giorno della mia presentazione parlai di equilibrio tattico, se lei ricorda, e lo ribadisco. È una fase di equilibrio tattico, un allenatore bravo quanto riesce a dare non la spettacolarità né quanto è troppo speculare. Un allenatore bravo, ma non che io sia bravo, per l'amor del cielo parlo in generale, quanto un allenatore è in grado di dare un equilibrio. Grazie mister. Capuano, ti chiedo, vista la giovane età, insomma, come si lavora con un allenatore, definiamolo particolare, comunque di carattere come Capuano? Si lavora con tutti gli altri, quanto questa possa essere la mia prima esperienza importante, parlare con il mister non sarà assolutamente difficile, l'esperienza, il curriculum, non lo conosco solo io, lo conoscete un po' tutti, quindi credo di non trovare soltanto lavorare con lui, anzi per me è stato un motivo in più per accettare ancora più velocemente questa possibilità, non solo la storia della società, della città, la piazza tutta, ma la presenza del mister, del direttore sportivo, del direttore generale Vincenzo Danilo Pagni. Credo di non aver assolutamente difficoltà a lavorare con lui. Nel tuo curriculum c'è tanto settore giovanile, quanto cambiano le tue mansioni però adesso che dovrai fare il vice allenatore? Logicamente qui sarà il mister che dovrà decidere, io sarò un suo ausilio, quindi le direttive almeno inizialmente saranno impartite da lui, poi logicamente man mano che inizieremo a lavorare di stabilire un attimo quelli che saranno in maniera più specifica i ruoli, i campi dove dovrò intervenire maggiormente, così via discorrendo. Come è nata la possibilità di venire ad Arezzo e cosa rappresenta per la tua carriera? Riguarda la mia carriera, diciamo in erba ipotetica, rappresenta tantissimo, è un'esperienza fantastica potrei definire, perché non sei inserito in una piazza con tutto rispetto alla mura, sei ad Arezzo, una storia calcistica importante. E quindi credo che possa essere un punto di partenza importantissimo, quindi non vedo l'ora di iniziare in modo tale da rompere il ghiaccio quanto più. Buon lavoro. Grazie. Portieri, hai giocato in quasi tutte le squadre della provincia, io ricordo che c'è stata un'estate o forse anche due in cui sei stato sul punto di venire ad Arezzo, c'era stata qualche trattativa, sì, o ricordo male? No, c'era stata più che una trattativa, cioè. Poi non mi ricordo perché è saltata, però c'era l'opportunità di vedere che ero ben felice. Hai lasciato la Ternana per questo progetto, cosa ti ha convinto a sposare la causa della Arezzo? Beh, la serietà della società, le persone che la compongono e soprattutto la voglia
che c'è di far mezzo una squadra competitiva nelle serie come detto prima, che sono mai competere adesso. C'è incertezza ancora sulla categoria in cui giocherà l'Arezzo, se sarà Serie D dovrai probabilmente lavorare con portieri under, quindi molto giovani. Come cambia anche il tuo lavoro in questo senso? Beh, ma no, non cambia di tanto, anche perché se parliamo di 95-96 sono portieri che sono pronti per giocare campionati competitivi dove c'è anche dove conta il punto, giù che non cambia di molto. Chiedo l'ultima cosa, è un vecchio dilemma che c'è per la Serie D, la differenza la fanno gli under o la fanno gli over per vincere il campionato? Beh, sicuramente avere dei buoni under semplifica le cose, ma deve essere un mix di tutti e due, anche perché il campo si vede, ci va in 11, comunque solo 4 sono un po' limitati. Luca Luca, credo, grazie. Bene, da dire dove eravamo rimasti. Dove eravamo rimasti, esatto. Eravamo rimasti a una bella situazione. Vittoria, importantissima, vittoria mai messa in discussione. Un anno bellissimo, un anno che lascia profonde emozioni e ricordi che insomma, è qualcosa di indescrivibile. Tutti i tasselli, ognuno va al proprio posto, ognuno nel suo piccolo partecipa in modo sensibile al risultato finale. Era un altro anno, 10 anni fa, adesso si riparte da capo in virtù forte di quell'esperienza. Dieci anni tondi con Mario Somma, che tra l'altro è andato a Salerno, non so se l'ha sentito, che cosa le ha detto per questo ricordo da rete. Premesso che con Mario mi sento due volte al giorno, tutti i giorni, che al di là del calcio abbiamo un rapporto che va oltre, molto prima che io entrassi nel calcio, attualmente anche se non lavoriamo insieme, c'è un rapporto che va oltre, come dicevo. Lui sta salendo, sì, ad Arezzo ha notato anche un pizzico di nostalgia quando ha nominato Arezzo, perché pure lui, a volte con lui parliamo spesso della famosa annata, ricordando calciatori con i quali continuiamo a sentirci, Matteo Serafini, Elvis, Chelsea, insomma. Solo parlarne ti crea emozioni. Grandi ricordi, anche se adesso purtroppo la realtà è diversa, le chiedo perché tornare ad Arezzo in Serie D. Come sopra, Arezzo in Serie D non è Serie D, Arezzo non è Serie D, a parte che Arezzo per me è casa. Questa è una piazza che si sta conosco tante persone, insomma, stare qua per me è un piacere, non è vivere la trasferta come in senso solo lavorativo, c'è stato un piacere logistico di stare qua, quindi questa è una situazione che ho scritto di venire qua. Poi Serie D ad Arezzo non è Serie D, saranno Serie D le squadre che andremo ad affrontare, ma vedo che l'organizzazione, l'impronta, sempre quella del professionismo e della lezione che ho lasciato 10 anni fa. Bocca al lupo. Crepi, grazie.